Ok. Ormai ci siamo, eh? Mm. Ormai ci siamo. Mm. Saluta, saluta. Ok, allora voglio salutare tutti gli spettatori che sono collegati adesso per questa nostra diretta dalla libreria Giunti al Punto di Grosseto, un evento, una presentazione del di romanzo che noi facciamo nel contesto della nostra programmazione organizzata dal Comitato Celebrativo La Maremma per Dante, Cultura per la Vita 1321-2021. Come sapete, ormai chi ci segue da un po' lo sa, noi abbiamo organizzato eventi di diverso tipo, alcuni più rivolti a destinatari interessati ad approfondire delle tematiche storiche, artistiche, letterarie, e altri eventi di natura maggiormente ricreativa. In questo caso abbiamo individuato un'opera che vedete qua, è il romanzo di Giuseppe Conte, che ci ha convinto subito, ci è piaciuto moltissimo, per un fatto molto semplice, perché ci abbiamo ritrovato qualcosa che rientra nell'ottica della nostra progettualità, cioè noi vogliamo un Dante vivo, un Dante presente, un Dante che dica qualcosa al lettore di oggi, no? E lo troviamo proprio in questo libro, come avremo modo di renderci conto durante la conversazione che Bianca Garavelli terrà con l'autore. L'autore e Bianca Garavelli sono già pronti, noi adesso quindi mi tocca le ultime parole per... oltre a ringraziare i nostri media partner, in particolare Maremma News, che ci consente di realizzare questa trasmissione attraverso YouTube. Ringraziamo anche Radio Star, Medievaleggiando, Italia Medievale, i nostri partner che ci accompagnano. Questo evento è stato poi anche inserito nelle iniziative che promuove Grosseto Città che Legge, e vogliamo anche ringraziare tutti i nostri amici che ci seguono già da alcuni mesi, da quando è iniziata questa bella avventura, malgrado le difficoltà a cui tutti andiamo incontro per via della situazione sanitaria. Due parole ancora per presentare gli autori, che saranno in dialogo, cioè l'autore e Bianca Garavelli, che gli rivolgerà alcune domande. Bianca Garavelli è narratrice ed dantista, nata a Vigevano, da padre vigevanese e madre mantovana, è stata allieva di Maria Corti all'Università di Pavia ed è dottore di ricerca presso la Cattolica di Milano, membro associato di ricerca del Centro Internazionale di Studi Sirio Giannini di Seravezza Lucca. Critico letterario per il quotidiano Avvenire, divulga l'opera di Dante attraverso conferenze e lezioni spettacolo. È autrice di romanzi e libri di racconti con atmosfere di tensione gotiche e noir, tra cui Il mistero della gatta bianca, Beatrice, L'oscurità degli angeli, Il passo della dea, Il dono della tigre, Le terzine perdute di Dante, e inoltre ha curato l'introduzione e il commento all'inferno e al purgatorio. Il suo sito biancagarrelli.it. Per quanto riguarda l'autore Giuseppe Conte, vi dirò anche alcune parole. Comunque molti di voi sicuramente lo conoscono già, perché è un autore che ha già pubblicato tante opere.
ha pubblicato libri in versi come L'Oceano, Il ragazzo e Ferite e rifioriture, premio Viareggio, oggi raccolti nell'Oscar Poesie del 1983-2015. Ha pubblicato saggi e libri di viaggio, tra cui Terre del mito e romanzi Primavera incendiata, Fedeli d'amore e Il terzo ufficiale, premio Hemingway, La casa delle onde, finalista al premio Strega, L'adultera, premio Manzoni. Nel 2018 esce per Giunti il romanzo Sesso e apocalisse a Istanbul. Nel 2019 Il senza cuore e traduttore di Shelley Whitman e di Age Lawrence, grande viaggiatore, cultore appassionato del mito, impegnato da decenni nella difesa della natura e nel confronto con il pensiero dell'Oriente e dei mistici dell'Islam. E quindi è con grande piacere che adesso lascio la parola a voi due, Bianca Garavelli e Giuseppe Conte. Benvenuti nel nostro progetto, nella nostra Maremma per Dante. Grazie Renata e Adriana, grazie. Grazie. Ciao Bianca. Ciao Giuseppe, allora ti faccio delle domande, comincio a parlare un po' del tuo libro senza svelare niente di compromettente. No, dai. Allora, Dante in Love, questo bel titolo incuriosisce moltissimo e i lettori poi sono ancora più affascinati quando cominciano a leggerlo, perché scoprono che sono due romanzi in uno, in sostanza, perché c'è una prima parte in cui Dante torna sulla terra, quindi Dante ombra, che vive già nella luce divina, torna sulla terra, poi questo lo posso dire motivo. Questo sì, e questo si deve dire, sì. È il motivo centrale del libro. E il motivo centrale è che lui ha amato troppo, quindi Dio decide di fargli capire alcune cose, quindi gli deve spiegare qualcosa, e per farlo deve far sì che Dante una notte all'anno torni sulla terra. Sono passati 7 secoli e quindi lui insomma ne ha passate di notti e ha visto tutti i cambiamenti del nostro mondo. La seconda parte del romanzo è invece incentrata sull'autore, quindi vediamo una sorta di gioco di specchi, come dice anche il risvolto di copertina, e un dialogo, direi proprio un dialogo in questo libro tra Dante e Giuseppe Conte. Questo è molto interessante perché è il punto di vista di uno scrittore su un altro scrittore, e lo scrittore in questione, Dante, a sua volta, parlando del linguaggio, si era detto qualche volta: ma se rinascesse qualcuno dopo un po' di tempo, cosa direbbe del mondo che vede? E lo stesso accade a lui, lui che ha parlato di ombre, che ha parlato di ombre che potevano subire tormenti, che potevano vedere il mondo, ma che non potevano abbracciarsi, adesso subisce un po' la stessa sorte, perché gli restano dei sensi, Dio gli lascia 3 sensi, quindi la vista, l'udito e l'olfatto, ma non gli altri, e quindi lui non può toccare, non può abbracciare, ma è quello che desidera di più, perché a poco noi scopriamo chi è questo Dante, questo personaggio, e scopriamo che gli aspetti che aveva da giovane, quindi l'aspetto politico, l'aspetto battagliero, sono rimasti nella vita che lui ha vissuto a Firenze tra il 1200 e il 1300, e quello che invece rimane di lui è il desiderio di amare e di essere amato. E infatti, come in una fiaba, qui c'è un po' di magia anche, Dante potrà sottrarsi a questo ritorno forzato sulla terra solo se una donna lo amerà. Questo è importantissimo. E lo scrittore Giuseppe Conte ci racconta anche che ha scritto questo romanzo in una sorta di caverna, il suo studio pieno di libri, dove appunto ha trascorso il tempo del lockdown l'anno scorso, e sconfiggendo, come Dante ha sconfitto la sua angoscia di esule scrivendo la Divina Commedia, lui dice con una gioia da capogiro,
Allo stesso modo, Giuseppe Conte ha sconfitto la paura e la pietà per chi moriva scrivendo questo libro. È vero? È un'interpretazione corretta? C'è questa corrispondenza? È perfetta, è non solo corretta, è anche generosa, perché io, come dire, si dice un nano che sale sulle spalle di un gigante, ma io in fronte, sono salito sulle spalle di Dante non neanche come un nano, nonostante il mio 1,87 di statura, sono salito sulle spalle di Dante come una foglia secca, mi sono messo lì, ho avuto da fare con un gigante e ho immaginato che mi parlasse, come già un altro gigante, Vittor Hugo, ha pensato, Dante m'est apparu, voici ce qu'il m'a dit. Ecco, Dante mi è apparso e mi ha detto questo. Io ho avuto un po' il coraggio, un po' la sfacciataggine, un po' la faccia tosta, non lo so, un po' l'invenzione, un po' da restare su cose vive, no? Quindi Dante mi appare, mi racconta questa sua storia e io a mia volta la trasmetto ai lettori. Tu hai visto bene il gioco anche di corrispondenze tra una parte e l'altra. Diciamo che la prima parte del libro è totalmente... è un racconto di fantasmi, è una gothic novel, no? È un racconto di fantasmi. Seconda parte è una mia riflessione. Devo dire che è nata la seconda parte, è nata cammin facendo, perché in realtà io avevo bisogno di mettere, di pubblicare almeno in appendice i testi a cui facevo riferimento, no? Perché non è che il lettore abbia lì a disposizione. E poi l'idea è stata quella, devo dire anche un po' nel lavoro insieme all'editore, di ampliarlo e far diventare un come è nato questo libro, no? Ma il libro è vero, è nato durante il primo confinamento, il periodo di io continuo a vivere in confinamento, io finché non faccio il vaccino non esco di casa, figurati. Quindi sono completamente isolato e chiuso in uno studio caverna, e quest'idea di aver da fare, Bianca, soltanto sui computer, vedere le persone, vedere le come ombre, ecco, ha fatto sì che mi sentissi un po' un'ombra anch'io. Ho giocato in casa parlando di ombra, perché mi sembra che ci sia in atto questa perdita di corporeità, questo diventare tutti ologrammi, tutti immagini e basta. E quindi in questo senso sì, devo dirti, il confinamento è stato in qualche modo protagonista anche lui della stesura del libro, che ho scritto in fretta, peraltro. Non è un libro architettonico, io ho scritto prima, forse sai, romanzi architettonici, complessi, con molte storie. Qui è una storia, che è nata da se stessa, in qualche modo, una volta avuta l'intuizione fantastica. È un romanzo in cui Dante vede il tempo, quindi noi assistiamo allo svolgersi dei cambiamenti che lui, soltanto lui ha visto, perché naturalmente noi non riusciamo a vedere, e vede anche le donne della sua vita in un primo tempo. Quindi quello che lo consola in questa prima parte, la primissima parte del romanzo, è vedere le belle, lui le descrive così, e allude sempre a una famigerata lista di 60 belle donne di Firenze, in cui c'è naturalmente Beatrice. E Beatrice però qui non è un personaggio importante, non è un personaggio chiave, perché a un certo punto lui si confida e dice: Beatrice non mi ha corrisposto, non mi ha amato. E invece forse, non lo sappiamo, forse troverà una donna che lo ama qui, una donna di questo mondo. Ma Dante come vede le donne di questo mondo? Di oggi? Di oggi, del nostro Guarda, mondo. Dante, è vero, la storia del sirventese era una moda provenzale, credo, scritto in onore delle 60, e poi le 60 belle è una citazione dal Cantico dei Cantici, da Salomone, no? 60 sono le regine, 60 le 80 le concubine, così via. Quindi questo numero 60 è un numero su cui lui gioca anche simbolicamente, però noi non sappiamo chi c'era in questa lista. Lui come vede le donne? Lui è un'ombra,
perfino gli possono persino passare attraverso, no? E lui è lì, vede queste bellezze, sente ancora il fascino, perché sente ancora il fascino della bellezza femminile, della presenza femminile. Ma certo non è più lì, la bellezza per lui diventa qualcos'altro. Man mano si capisce che la bellezza per lui è infatti l'unica che riuscirà a portarlo fuori dalla sua situazione di malinconia, di noia, è in realtà una donna che non avrebbe neanche messo nelle 60, cioè una donna che non spicca per qualità fisiche, ma spicca per qualità diverse, insomma, diciamo, che è il personaggio appunto di Grace. Ecco. Dante vede sempre, per lui sempre comunque l'elemento femminile, un elemento di fascino infinito, a partire dal sonetto Guido Io Vorrei. Devo confessare, Bianca, che il sonetto Guido Io Vorrei è stato il punto di partenza per tutto, e prima ancora perché in Guido Io Vorrei c'è la magia, c'è l'amore, c'è il viaggio, c'è l'amicizia, c'è la corrispondenza d'amore, ed è il più bel elogio della giovinezza che abbia mai letto in tutta la letteratura mondiale. Quindi io sono partito anche da Guido Io Vorrei, e da lì le donne lì sono viste come le compagne con le quali ragionar sempre d'amore, no? E quivi ragionar sempre d'amore. In questo Dante non ha smesso di ragionare d'amore, per me almeno. In un certo senso è un dialogo con una controparte femminile collettiva, perché a parte questo magico viaggio nella nave dell'amore che potrebbe portare addirittura alla caverna di Merlino, c'è anche un incontro con un personaggio femminile a Parigi, che è un personaggio che però ha una fine tragica. C'è questo viaggio a Parigi, accennato anche, di cui parlano sia Giovanni Villani sia Giovanni Boccaccio, e lui incontra una mistica a Parigi. A un certo punto dice che Marguerite, detta la Porete, è stata coraggiosa, e forse le donne sono più coraggiose degli uomini, fa questa riflessione. Poi incontra appunto Grace, che tu hai nominato, e è attratto da lei, ma scopre di lei un aspetto che non avrebbe mai sospettato, che nelle donne dei poeti provenzali, dei poeti stilnovisti, probabilmente non c'era. Cioè Grace è una donna d'azione, è una donna che sa difendersi, non ha bisogno che un uomo la difenda. Quindi questo già lo stupisce moltissimo, ma non lo spaventa. Probabilmente lo attrae moltissimo. Quindi abbiamo un Dante innamorato. A un certo punto Giuseppe Conte dice che Dante è sempre innamorato, e usa un linguaggio che non ci aspetteremo da lui, cioè usa il linguaggio dei giovani, perché nelle sue discese sulla terra ha anche visto che la lingua italiana si è impoverita, parla di questo, dice che è triste quello che è successo alla lingua, la lingua del sì, la lingua del bel paese dove il sì suona, perché per esempio non si usa più neanche soltanto l'italiano, ma anche l'inglese, molto l'inglese, e parole ibride, come per esempio il verbo lovo. Questo mi ha fatto sorridere, perché lui ha sentito appunto una ragazzina che dice al suo ragazzo: io ti lovo, e a un certo punto anche lui dice: io ti lovo. Hai pensato anche a questo rapporto con la lingua in Dante? Per lui è molto importante, lui ne parla anche proprio un saggio. Che è fondamentale. Io ho pensato che Dante si, come dire, è chiaro che sente questa decadenza spaventosa della lingua, e questo impoverimento di una lingua che poi ha creato in parte, quasi in maniera determinante, ha creato lui, quindi lo sente doppiamente la pena di questo impoverimento e imbarbarimento della lingua, però non ne fa un dramma, ci gioca su, sente queste parole tutte in inglese, che sono segno di una comunicazione falsa, peraltro comunque non solo impoverita, ma anche
anche fasulla, e lui le sente e le, in qualche modo dice: dovrò impararla anch'io per comunicare con voi. Perché sai, parlare col contemporaneo, cioè se avesse parlato in lingua duecentesca o trecentesca non avrebbe più capito nessuno. Lui parla, ascolta. La parola l'aula impara perché si motiva un po', perché Grace è americana e lui la parola la sente, è la parola inglese che sente più spesso in un contesto come estremamente turistico come quello in cui vive lì vicino al Battistero, sente questa parola e alla fine, uno dei punti credo più frequentati dai turisti, dal turismo al mondo, no? E lui sente questa lingua inglese e in parte le fa la parodia. Io non ho voluto fare di Dante un nostalgico, uno che pensa: ah, come io, i miei tempi erano meravigliosi, questi sono tempi. No, Dante ha vissuto una vita terribile in fondo, no? Pensa a tutto l'esilio, eccetera. Quindi non è che siamo. Non ho voluto farne un nostalgico, uno che un laudator temporis acti. No, io Dante si misura col mondo contemporaneo, perfino con la lingua, con il linguaggio contemporaneo. Si misura anche con questo. Mi sembrava abbastanza significativo e importante per me almeno farlo. In effetti Dante non ha perso la curiosità, ecco un'altra caratteristica. Sì. La conoscenza, sai, Dante, la sua grande passione, alle volte penso alle passioni di Dante, la passione politica che ha dominato in lui e che comunque è rimasta in lui fino alla cima del paradiso, e quando continua a fare, nel paradiso ci sono ancora continui riferimenti alla Iola che ci fa tanto feroci e alla polemica contro un certo tipo di realtà politica. Quindi Dante, la passione politica è ineliminabile in lui, ma è stata anche rovinosa per lui. Cioè, la politica lo ha portato all'esilio, alla rovina. Poi c'è la passione d'amore, che è quella invece che trasformata da quella che era in giovinezza, quella che poi è diventata attraverso tutta la simbolizzazione di Beatrice, che io interpreto Beatrice come una figura, forse esagero, ma per me Beatrice è soprattutto un simbolo della grazia divina ed è una figura certamente reale, sarà esistita pure, ma è anche vero, come dicevi tu prima, e poi l'ha scritto Jorge Luis Borges, la Beatrice, Dante è stato, Beatrice è stata tutto per Dante, Dante è stato niente per Beatrice, Beatrice non ha corrisposto, Beatrice non ne ha neanche mai parlato in vita, ha fatto fatica a rivolgere una volta lo sguardo, quindi c'è questa dissimmetria. Beatrice però è quella che lo porta alla conoscenza di Dio. Se Dante fosse rimasto insieme al suo amico Guido, il materialista, l'epicureo, quello che vedeva l'amore come sofferenza, come dolore, come qualcosa di terribilmente laico e terribile e solitario, ecco che Dante sarebbe rimasto, non avrebbe intrapreso il suo viaggio verso Dio. Beatrice è il tramite per fare questo straordinario viaggio che Dante fa, che è il più grande viaggio della letteratura mondiale. Dante in quello fa una cosa più straordinaria ancora, ed è più in quello è anche perfino supera perfino i suoi maestri, cioè i suoi antecedenti, cioè Omero e Virgilio, perché lui è personaggio della sua opera. Lui diventa lui il protagonista di questo viaggio, si descrive in quanto protagonista di questo viaggio e allora l'amore è il filo che lo conduce fino alla conoscenza di Dio. Ma tra politica e amore c'è una passione, quella della conoscenza, che tu prima accennavi. Mi pare che il Convivio si apra con questa dichiarazione, no? Che lui attribuisce a Aristotele, che la cosa più importante è la conoscenza, che tutti gli uomini dovrebbero sentire questa passione di conoscenza. Dante certamente l'ha sentita. Dante ha avuto una passione immensa di conoscenza fino alla fine, quando ha osato gettare gli occhi nel mistero della Trinità, in conoscenza di così. Però a un certo punto Dante abbandona questo tipo di conoscenza, infatti lascia in sospeso, lascia incompiuto il convivio e si butta nella commedia. Forse se non ci fosse stata Beatrice non avremmo neanche la commedia, probabilmente. Così dicono sia Borges sia altri interpreti, non so tu se una dantista cosa ne pensi. Sono d'accordo pienamente, perché lui alla fine della Vita Nuova dice che parlerà di Beatrice per dire di lei quello che non è mai. Che di nessuna donna è stata mai detta. Quindi sì, Beatrice è stata una,
una figura chiave nella sua storia, ovviamente, però sai, quando io dicevo in giro qualche amico, mi dice, cosa fai? Scrivo un libro sulla vita amorosa di Dante, tu quel chiunque, Beatrice, la donna angelicata, va bene, ma non c'è solo quello, perché se fosse stato solo quello, Dante, la vita amorosa di Dante è un po' più complessa, insomma, è un po' più complessa, è un po' più ricca anche. E avrà avuto anche qualcuna l'avrà anche corrisposto, spero per lui, perché sennò per Beatrice sarebbe stata una vita amici, di devozione insopportabile. Beatrice per me ha un potentissimo valore simbolico, non la vedo, pensate anche i sonetti per lei, tu la vedi Beatrice, onestamente, tu che l'hai studiato. Non la descrive mai. Non la vedi, ma mentre Dante è capace di descrivere la malizia di una pargoletta o la furiosa sensualità di Madonna Pietra, benissimo, donne con cui probabilmente ha avuto un rapporto vero. Beatrice non la descrive, è tutto un gioco di luci, no? Un rimando di luci, e quindi era destinata a portarlo verso la salvezza della fede e della visione di Dio, che per Dante è importante ancora più quella, la visione di Dio. Questo è un paio. Dobbiamo lasciare il video, adesso abbiamo ancora qualche minuto. Ecco, sì, intervengo. Per me sono le 18:30, quindi abbiamo il video. Allora, non lo vediamo. No, un attimo. Presento allora questa breve lettura delle pagine di Dante in Love. È una lettura che ha condotto Candela Jimeno, un'attrice italo-argentina, è stata scelta proprio per questo motivo, perché la sua pronuncia, in qualche modo attraverso un italiano impeccabile che qui e là lascia trasparire sonorità lontane, ci è parsa molto in linea con questo personaggio così stimolante, così originale, così e anche autentico, no? Originale quanto a personaggi che si trovano nelle narrazioni, autentico perché è un po' la realtà di oggi, no? Della nostra Italia di oggi, soprattutto in una città come Firenze, no? Dove le presenze di stranieri che risiedono per ragioni di studio, come il caso di Grace, la presenza è ogni volta più evidente e consistente. Quindi pregherei Enrico di mandare il video con lettura di Candela Jimeno da Dante in Love. Dopo qualche passo, dove la strada diventa più stretta e poco illuminata, sentiamo il passo di due ragazzi alle nostre spalle. Mio Dio, proteggila, Signore dell'universo, ridammi le mie gambe, le mie braccia, le mie mani. Fa che io possa difendere Grace. Ma Grace non sembra aver paura. Le stanno intorno, la insultano, ridono, la smanacciano. Lei oppone una coraggiosa resistenza passiva. I due insistono. Uno cerca di spingerla contro il muro. L'altro le poggia la bocca aperta sulla guancia facendola risalire all'orecchio. Cerca di strapparle la sciarpa dal collo. Allora, io che sono seduto a terra e continuo a piangere e a invocare disperato il Signore dell'universo, vedo che lei si sfila gli occhiali. Li getta dentro la borsa che lascia cadere sul marciapiede, proprio sopra di me. Oh, non sono capace, non trovo le parole in questa lingua vostra così appiattita. Ci vorrebbe Ovidio per descrivere una metamorfosi come questa. Grace, la giovane occhialuta e compassionevole, affronta i due assalitori. È lei che va all'attacco, ora, si ripara la faccia piegandosi sopra il braccio sinistro. Fa scattare il destro in avanti e con il pugno chiuso sferra due colpi metallici, micidiali, che colpiscono in pieno la testa e il ventre di uno dei due assalitori. In un attimo, Grace è una guerriera. I due individui si rialzano a fatica, si allontanano quasi fuggendo. Grace ansima ora,
Mentre raccoglie la borsa, arriva col volto proprio sopra il mio e mi accorgo che i suoi bellissimi occhi pieni di lacrime. Ora dovrei carezzarla, tenerla sotto braccio, dirle all'orecchio parole dolci. Perché non posso farlo? Signore dell'universo, ti sembra giusto? Non la guardo soltanto, l'ammiro, come ha sventato l'attacco di quei due esseri abietti, come ha reagito con mani e gambe trasformate in armi, la sua agilità e forze insospettate. Dove avrà imparato questa tecnica di combattimento? L'ammiro per come beve, sorsi lunghi e decisi, per come strofina il fazzoletto dal mento all'orecchio e intanto riacquista la padronanza di sé. Senza speranza, sono innamorato di lei. Poggio la mano sulla sua, anche se so benissimo che non se ne accorgerà. Lo so bene, il mondo si ricorda ancora di me, della mia opera, mi studia, mi legge, mi onora. Ma non immagina neppure che come ombra, una notte per anno, mi aggiro ancora adesso per la mia odiata e amatissima città. E non immagina che questa antica ombra non sa che farsene della gloria, perché cerca ancora amore, soltanto. Abbiamo visto questo bel video in cui la giovane lettrice in realtà sta leggendo concentrata nella sua mente, ma si sentono le sue parole e evoca le pagine di Dante in Love. È allo sfondo del Parco del Valentino a Torino. E a proposito della natura, l'interesse per la natura che c'è anche moltissimo in Dante. Giuseppe Conte si batte da tempo per l'ambiente. Dante aveva una grande attenzione per la natura e i fenomeni naturali e un grande conoscitore degli animali, per esempio, lo si vede nella commedia. Ecco, arriva sulla Terra negli ultimi tempi, sempre diciamo gravitando intorno al suo amato San Giovanni, e scopre che c'è la pandemia, quindi lui non capisce di che cosa si tratta. Vede però che le persone nascondono la faccia con le mascherine, eccetera. Poi a un certo punto, non dico in quale occasione, entra in una casa e si accorge, lui non l'aveva mai visto, non aveva mai voluto entrare in un ambiente chiuso, si accorge che l'acqua è asservita, cioè esce dal rubinetto, che il fuoco si accende nei fornelli e così via. Quindi l'uomo ha asservito la natura, però osserva, lo ha fatto per che cosa? Non ha ottenuto qualcosa di importante. Che cosa è successo all'umanità? La prima cosa che nota in realtà, prima di arrivare in un interno, io ho cercato di immaginarmi cosa vuol dire per un uomo che ha vissuto una vita fisica, 1200, entrare nell'interno di una casa moderna e vedere tutto quello di tecnologico che c'è in una casa moderna. Ma la prima cosa che Dante nota, la nota anche stando sdraiato vicino al battistero, nota che non si vedono più le stelle. Nota ormai che, a parte le lucciole, le pasoliniane lucciole, ma sono proprio le stelle che non si vedono più. Lui vede brillare i cellulari. Quelli sì, quelli li vedi brillare per strada, li vedi brillare, scattare il lampo, il flash della foto, ma non ci sono più le stelle. Cioè, questa è la cosa che li colpisce di più, come lo colpisce il fatto di non sentire più il profumo dell'aria. Qui ho fatto uno sforzo di immaginazione, io pensare cosa doveva essere allargare le narici in una città trecentesca, probabilmente sentivi erba, fieno, letame, tutto quello che poteva esserci di organico, di vivo, no? E oggi noi non sentiamo più, semmai un,
una cosa di nafta o di fumo di un tubo di scappamento di macchina. Quindi questa idea di una natura che ha perso, vedi, ha perso la bellezza, no? E non è più amata. Ecco, quello che io sto, quello lo penso anche al di là di tutto. La natura non è, se non è amata, è inutile fare anche una tecnologia verde, diventa inutile se non ami la natura. Se non ami, io dico agli amici che dicono bisogna piantare gli alberi, io dico sempre bisogna abbracciare gli alberi. E stare qualche minuto abbracciato a un albero dà una sensazione di linfa vitale che scorre dai piedi fino alla testa, che è meravigliosa. Ma tu devi amare la natura. Io ho amato la natura e l'ho messa al centro dei miei libri fin dall'inizio, quando Bianca Gravelli, diciamolo perché va detto, scrisse una delle prime recensioni, delle più belle tra l'altro, al mio primo libro di poesia tanti anni fa, non diciamo neanche quanti perché Bianca era signora, io posso dire quanti anni sono passati, ma Bianca era giovanissima, era una bambina. Bianca. Era una bambina. Bianca era una bambina, letteralmente una bambina. E scrisse un bellissimo articolo e tu ti ricorderai che la natura era al centro delle mie preoccupazioni, sì, del mio confronto col mondo, era proprio il tema della natura, un po' in anticipo sui tempi, se pensi che era il 79. Decisamente. Il 79. Ma Dante, sì, tornando a Dante, ecco, questo che che ho subito messo in luce, questo alzare gli occhi al cielo e non vedere le stelle, questo è, doveva essere. E allora, rimpiange anche la presenza del fuoco, perché le luci artificiali non hanno la bellezza del fuoco. E pensa che fino al tempo di Dante l'illuminazione era ancora soltanto a base di torce, di fascine che bruciavano, di falò, quindi il fuoco. E questo si è perso anche completamente. Dante Dante vive in un tempo frammentato, perché lui scende una notte sola sulla terra e quindi non capisce bene com'è il processo storico che porta a tanto, però ogni volta vede qualcosa della storia o qualcosa della natura o qualcosa della città che cambia. L'unica cosa che non sembra cambiare per Dante è l'amore. L'amore mi sembra che sia una persistenza nel cambiare modi di amare, nel cambiare le modalità con cui le persone si incontrano in amore, però la passione amorosa, quella rimane fondamentale. La parte, diciamo, ironica del discorso, perché sembra che Dio prenda un po' in giro Dante, no, beh, dall'alto della sua, e dice finché trovi una donna che ti ama, cioè, ma io come fa una donna a me che sono nessuno mi vede, che sono un'ombra? E questo è un po' il paradosso della storia, che non svegliamo perché poi Dante si sente amato finalmente, ma il paradosso era quello, lui è un'ombra, sentirsi amato. E poi, sai, come dice Platone nel Simposio, chi ama è pieno di divinità, non è l'oggetto d'amore che conta, è chi ama. Si è scritto per Dante e Beatrice. È l'azione di amare che ti rende, e tu quando ami sei pieno, dice Platone, sei pieno di un Dio. E quindi Dante ama, al di là del fatto che Beatrice non l'abbia mai corrisposto, Dante ama, e questo amore che lo guida, lo porta con tutti i suoi sentimenti. Io vedi Bianca, io leggendo la preghiera alla Vergine di San Bernardo nel 33° del Paradiso, che mi è sembrato, tra tanti io non la leggevo, una delle pagine supreme della letteratura mondiale, quando San Bernardo chiede alla Maria Vergine vinca tua guardia i movimenti umani, io sono rimasto sconcertato, ma come Dante aveva i movimenti umani? Poi mi sono andato a vedere cosa tutti gli interpreti, spero anche tu, l'avete presi per le passioni, le pulsioni, sì, stimoli, desideri. E sì, allora perché li deve vincere ancora adesso? È arrivato Beatrice l'ha guidato, Virgilio l'ha guidato fino in cima al purgatorio, Beatrice fino in cima al paradiso, Bernardo l'ha preso per mano, e perché la Vergine, proprio addirittura lei, la madre di Dio, deve intervenire per vincere i movimenti umani? Cioè le passioni, perché le passioni sono fortissime. Le passioni sono quello che fa di un uomo. Quindi lui ha queste passioni, questi movimenti umani fortissimi,
e fino all'ultimo li ha, e deve intervenire niente meno che la madre di Dio per intercedere per lui, fargli dimenticare le passioni umane e allora, libero dalle passioni, buttare gli occhi nel gorgo abissale del mistero. Dio, io questi movimenti umani, guarda, mi hanno toccato profondamente, mi hanno fatto riflettere moltissimo. E questa ombra che torna a Firenze una notte all'anno, però questi movimenti umani li vive come? E li continua a vivere, lui ha desideri e memorie, ce l'ha anche desideri, certo. Anche desideri, certo, non riveliamo troppo. Ci sono altri due temi che mi piacerebbe toccare, di cui tu parlassi, e cioè l'amicizia, niente appartiene di più alla giovinezza dell'amicizia, dice a un certo punto, e la cultura araba, la conoscenza da parte di Dante della cultura araba. Guarda, sono due aspetti interessanti. Siccome il tempo, perché c'è un time, il tempo tiranno, il tempo stringe, io ti risponderò sinteticamente. L'amicizia di Dante per me è la più felice, non so, devo drammatica, è quella con Guido, perché è fondamentale per la sua formazione. Guido era il capo, lui, dello Stinova a Firenze, era lui, 10 anni di più, più ricco, più famiglia più importante, e Guido, solo colui che vede amore, era lui per gli stinovisti. Quindi Dante, a un certo punto, l'amicizia con Guido è fondamentale e la deve rompere, perché quando lui diventa priore, in quei 2 mesi maledetti, deve mandare in esilio chi? Proprio il suo amico Guido Cavalieri. Quindi l'amicizia per Dante, per me, parlando di Dante, mi viene subito in mente la sua amicizia con Guido. E poi, invece, il secondo punto, qual era più che mi hai chiesto? La cultura araba, incontra un personaggio arabo. Hai fatto prima un riferimento, ti ringrazio, al suo eventuale incontro con Margherita Porrete a Parigi. Sai, me lo sono inventato. No, inventato no, c'è una verosimiglianza aristotelica. Lei è messa sul rogo nel 1309, e se Dante ha fatto un viaggio come io, perché Villani e Boccaccio l'avrebbero detto se non l'ha fatto? Non so, come mai molti dicono di no? Sono anch'io una fautrice del viaggio a Parigi. Così io poi non. Lui va, è lo stesso anno, quindi in qualche modo ne è venuta a conoscenza. Poi io credo che ci sia un tramite importante di pensiero sufi e di pensiero filosofico arabo in Dante. Ora sulla storia del libro della Scala, questo non lo so, che se lui conosceva il libro del viaggio di Mohammed verso la sommità del paradiso. Questo non gli studiosi poi sono discordie, però su tutto si può essere discordi, perché su un punto, che c'è un'influenza arabo-persiana, un'influenza islamica sulla formazione intellettuale di Dante. Su questo, come sui provenzali, come su tutta la. Può passare per Federico II, può passare per la Sicilia, non lo so, però c'è, quasi sicuramente. Io comunque l'ho un po' drammatizzato, gli ho fatto fare una lezione, ho inventato un sufi che gli fa una lezione sulla triade di bellezza, nostalgia, amore. Che io sono un cultore di Sora Martino, sai, sono da anni. So. Secondo me lui conosceva questa poesia in cui la donna è posta al centro dell'attenzione dell'uomo, lo migliora attraverso l'affinamento delle sue qualità, e secondo me potrebbe anche aver letto Dante il libro della Scala nella traduzione latina, potrebbe magari averlo letto. Brunetto Latini, che era ambasciatore di Firenze presso la corte di Toledo, dove c'era una scuola di traduzione molto importante, secondo alcuni è probabile che l'abbia portato a Firenze, quindi Ser Brunetto. Il buon Ser Brunetto, proprio lui. Beh, sarebbe bellissimo. Penso di sì, è bello pensare così. Tutti insistono sul famoso canto in cui lui condanna il profeta Mohammed, ma sarebbe meglio ricordare invece questi incroci di culture che sono più profondi, no? che sono più belli, più profondi. Quindi io direi. Ovviamente, sono d'accordo. Grazie, Bianca, grazie del tuo consenso di studiosa vera di Dante. Io sono un po' imbucato, però l'ho fatto con molto amore per Dante. Sì, si vede. C'è un grande amore per Dante,
e hai costruito proprio un bel personaggio, mi è piaciuto il tuo Dante. Grazie, ti dirò che è entrato anche nella mia storia, adesso leggo di più, da continuo a leggerlo, anche nella cosa che sto scrivendo ora c'entra di nuovo Dante. Mi fa piacere, a me fa solo piacere. Il suo sapere. No, ma scrivo sul mito greco, non ti preoccupare, non entro. Però anche sul mito, rapporto tra Dante e il mito antico. Bianca, secondo te quanti eroi del mito cita Dante nell'inferno? Vabbè, non ho tenuto il conto, ma ne cita molti. È una grande stima nei loro confronti. Quelli del limbo, poi ci sono... Sai quanti sono? 78. 70, ah, tu li hai contati. Okay, ho fatto una ricerca, 78. 70 nel purgatorio, io dicevo, beh, nel paradiso diminuiranno neanche, 54. Quindi un continuo riferimento al mito antico in Dante c'è. Quindi io scrivendo adesso anche... il mito greco ho fatto anche questo riferimento. E poi hai notato che negli ultimi canti del purgatorio appaiono le virtù personificate e lui a un certo punto le chiama ninfe. Cioè le fa definire come ninfe, poi la stessa Matelda, tutto sommato, ha la tipologia fisica di una ninfa. La ninfa, pensa a te, ah, bellissimo, sono cose affascinanti. Bene, senti, io non so se devo ringraziare, perché mi pare che sia l'ora, cara Bianca, grazie di queste belle domande, di questi belli interventi, delle cose belle che hai detto. Cara Renata Adriana Bruschi, grazie dell'ospitalità. C'è ancora qualcosa? Sì. Allora, io chiedo cortesemente qualche minuto ancora all'autore per ringraziarlo veramente tanto di cuore per questa sua presenza qui a Grosseto. C'è un suo ammiratore che peraltro mi ricorda che lei ha, in quanto ammiratore di Lorenz, forse troverà piacevole questa strana coincidenza. Nell'anno 1927 Lorenz era in Toscana e proprio per la Pasqua è stato qui a Grosseto, no? Noi sappiamo quanto importante è la Pasqua in questo viaggio dantesco, quello raccontato nella commedia, no? E più di una volta leggendo le pagine del suo romanzo mi dico, beh, ma questo è un viaggio capovolto, no? È il Dante che anziché andare nell'oltretomba, dall'oltretomba torna da noi, no? C'è un capovolgimento costante che mi ha colpito molto in questa sua narrazione, che mi è piaciuta. E una seconda cosa che volevo, che mi ha incuriosito altrettanto, no? Perché io so che lei ha una grande passione per Borges e dobbiamo assolutamente trovare un momento per parlarne, per approfondire questo punto. Durante i minuti precedenti, durante la vostra conversazione, ho notato che il discorso si è incentrato sulla prima parte narrativa, però va detto anche una cosa, che questo libro è anche originale nel modo in cui struttura tutta l'opera, perché non si può dire un corredo, c'è una seconda parte dove si mantiene comunque questo dialogo con Dante, perché noi man mano la narrazione scorre ci abituiamo a sentire che Dante è uno di noi, che gira con noi, che cammina con noi, che pensa, che ci stimola riflessioni, che apprezza, che giudica i comportamenti che abbiamo oggi noi nella terra, no? Condanna le bruttezze di questo mondo, ma anche... Anche la politica di questo mondo, l'essere severo anche con la politica. È il Dante che noi vorremmo avere, veramente, vorremmo avere con noi. E in questa conclusione, allora, due cose mi hanno colpito fondamentalmente, la presenza appunto di Borges, di questa sua frase, quasi, dunque, Sono continuamente innamorato, questo è un verso, un endecasillabo di Borges. Che poi da voi ce l'aspetteremo, però. Perché Borges anche lì parla di amore in un modo tutto immerso nel metafisico e nel simbolico, no? Quindi di cosa sarà innamorato? Sicuramente dalla vita,
della letteratura, del simbolo, dell'anima. Certo, questa è la cosa che... Borges mi consente, era anche innamorato delle donne che conosceva, che frequentava. Non ne ha parlato molto nelle sue poesie, però. Non ne ha parlato molto. Però lo sarà stato. Però sappiamo, avendo frequentato io Maria Esther Vázquez, che mi parlava spesso di Borges, era una delle tante donne che in qualche momento pareva Borges avrebbe sposato, poi la cosa non si è... Questo è un argomento che... Maria Esther l'accompagnava molto spesso in viaggio, andavano a... perché aveva bisogno di un assistente, no? Quindi Maria Esther l'ha accompagnata in un paio di occasioni negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma anche qua in Italia, mi raccontava tutto questo sempre con una grande ammirazione. Ma io, la mia citazione da Borges è soprattutto perché Borges ha scritto i saggi danteschi, che sono meravigliosi. Io ho trovato meravigliosi i saggi danteschi, mi hanno insegnato moltissimo. Quindi, insomma, era un tributo che dovevo a questo gigante, a questo maestro. Io considero Borges un vero maestro. Adesso una cosa che le dirò, perché mi ha colpito molto, che vorrei sapere, no? Perché c'è poi questo Francesca contro Beatrice. Ah, sì. Su cui adesso purtroppo non abbiamo tempo di parlare. No. Se vogliamo riprogrammare un incontro, anzi, Francesca contro Beatrice è una provocazione, no? È una provocazione. Certo. No, ma io voglio adesso formalmente rivolgere un invito, magari durante quest'estate, a venire qui a Grosseto. Speriamo di trovare una data, una bella data, per magari in una delle località, tra Sovana, Castellazzara, eccetera, dove sono previste delle iniziative dantesche, magari riusciamo anche a riprendere il discorso. Riprendere il filo, bene. Borges, eccetera. Io confesso, sono dalla parte di Victoria Ocampo. E quindi dovrò difenderla. Sarà divertente. Io ringrazio moltissimo. Ringrazio anch'io. Ringrazio per l'ospitalità, per la presentazione. Cara Bianca, un saluto e un ringraziamento particolare a te e a cara Renata, veramente grazie. Dove la vediamo? Adesso siamo ancora in collegamento, no? Sì, siamo in collegamento, lo vediamo sul canale YouTube. Non volevo vedere la lettura, dove la vediamo? Là. Io però gliela mando. Mi sono collegato un attimo, YouTube non l'ho visto, bisognerà fare, avere un link forse, o digitare la frase giusta. E perché noi abbiamo una zona dove teniamo i video quando facciamo... Uh-huh. Se me la può mandare mi fa piacere e mi ringrazia naturalmente, ringrazi per me l'autrice. Mi fa piacere che la ringrazi per me. Va bene. Grazie mille. Allora, grazie di nuovo e arrivederci. Arrivederci. La libreria Giunti al Punto di Grosseto per questa ospitalità. Certo, libreria Giunti al Punto, e come? Preziosa libreria Giunti al Punto. Fondamentale, il cuore di una città, cuore mente di una città. Buona serata a tutti, arrivederci, grazie.